Le fonti Buongiorno Borsa sulle fonti TV, naturalmente con strategie e operatività mirate sui mercati. Questo spazio della diretta lo condivido con Enrico J, Scatta col Trend. Enrico, ben trovato, grazie per essere qui. E Manuela, ben trovata a te, un saluto alla redazione, agli ascoltatori e grazie dell'invito. ho citato proprio due delle parole chiave di questa prima parte della nostra trasmissione di oggi, cioè strategie e operatività, perché ti faccio subito una domanda per dare indicazioni mirate anche a chi ci segue, naturalmente sempre consigli per poi approfondire eventuali temi a seconda di quello che si vuole ottenere dai mercati. I mercati in questo periodo ce lo raccontiamo sempre, però insomma la situazione non sembra arrivare a conclusione, i mercati danno indicazioni differenti, non sempre le notizie che arrivano vanno a tradursi direttamente in reazioni direttamente proporzionali sui mercati, spesso però sì, è innegabile che in questo momento gli investitori stanno mostrando e quindi di conseguenza chiaramente il mercato mostrano delle, come dire, dei sentiment diversi, no? C'è speranza, poi ancora pessimismo, ci sono diverse costanti e variabili che vanno a intersecarsi a partire dal Covid, vaccini, gli aiuti dell'Europa, gli aiuti dall'America, insomma abbiamo veramente un quadro variegato entro il quale possiamo muoverci. Quindi la domanda, io ho fatto questa premessa anche un po' lunga per mettere tutto sul tavolo, la domanda in realtà è molto mirata, cioè che cosa possono guardare in questo momento gli investitori? Parliamo di azioni, cioè quali comparti magari sono più mirati, strategici per riuscire a muoversi quantomeno con un minimo di calma, relativa calma, ecco, siamo cauti anche nel porre questa domanda, almeno sono cauta nel porre questa domanda. Beh, in effetti bisogna essere cauti perché siamo sul chi va là tra pandemia, banche centrali e quant'altro. È opportuno quindi andare a fare secondo me, uno screening proprio partendo dal buon senso, ossia andare a cercare in un'ottica di medio periodo, visto che i mercati sono negli ultimi mesi saliti da quando Pfizer ha tirato fuori il vaccino, andare a cercare quei titoli comunque affidabili, tra virgolette, che sono rimasti indietro e che quindi possono risentire di meno di eventuali difficoltà dell'equity in generale, e su quei comparti che tendenzialmente possono essere anticiclici, quindi magari andare a cercare dei titoli di settori che non soffrono nei momenti di difficoltà delle borse azionarie. E quindi possiamo parlare semplicemente del settore alimentare. Qui in Italia abbiamo ad esempio Campari o Ladoria, titoli che spesso abbiamo citato come solidi, con un core business chiaro e con un cash flow continuo. Io mi sono però riferito in questo caso al comparto alimentare volendo segnalare un titolo che sto seguendo e che a me piace molto ed è sul Carcaran, quindi francese, parlo di Carrefour. Ok, allora come vedete amici che ci seguite, azioni euro a buoni prezzi, quale comparto preferire? Partiamo dal primo titolo segnalato da Enrico Gè, adesso ci spiegherà anche naturalmente perché lo abbiamo su time frame mensile e lo Sì. andiamo subito a vedere. Allora Enrico, lascio a te ovviamente l'analisi generale. Molto Perché semplice. Carrefour? Sì. Allora, Carrefour perché? Titolo con un cash flow importante, titolo che da un po' di tempo lavora moltissimo anche online, chiaramente comparto alimentare, quindi nei momenti di difficoltà magari si può evitare di comprare una macchina nuova o non si hanno le possibilità di investire in settori immobiliari o di farsi un viaggio. Ma chiaramente mangiare mangiamo tutti, ecco, quindi questa è una prima considerazione proprio da cittadino e da uomo della strada, prima che trader. Il titolo è un titolo che si è andato espandendo ed è presente ovviamente anche in Italia, come sappiamo, è un titolo che offre un discreto dividendo ed è un titolo che soprattutto dopo aver raggiunto negli anni 2000 quotazioni in area 50 euro, è sceso moltissimo e se andiamo a vedere proprio invece le ultime candele, soprattutto l'ultima, quindi quella di questo mese, c'è stato un forte rialzo che poi è stato riassorbito. Perché questo? Perché c'è stata una offerta di acquisto da parte di una società canadese, offerta che poi è stata ritirata. Ma già questo è un segnale importante, c'è stata un'offerta perché la società Carrefour evidentemente può essere scalabile, comprata, appetibile e graficamente
dopo la lunga discesa ha fatto, proprio guardando il grafico mensile, praticamente un anno, se contiamo le candele, che ha vissuto una fase di trading range tra i 12 e i 14 euro. Quindi si è formato probabilmente un bottom, cioè un fondo dal quale sembra che si possa tranquillamente ripartire. Per cui ecco, il comparto alimentare, secondo me, è un comparto, anzi, non secondo me, è oggettivamente un comparto anticiclico. Il titolo è un titolo solido che offre un discreto dividendo e già appunto è stato dimostrato come possa essere nelle mire di grosse società anche straniere. Per cui abbiamo sia dei dati di carattere fondamentale che dei dati di carattere grafico, quindi di analisi tecnica, che secondo me consigliano fortemente di posizionarci su Carrefour in ottica di medio-lungo periodo. D'accordo, molto chiaro. Adesso l'altro titolo, in realtà con l'altro titolo cambiamo ambito di indagine perché parliamo di Geox. Sì, ho voluto selezionare Geox anche qui per un paio di motivi. È un titolo che è fortemente scorrelato per certi versi da quello che è la situazione pandemica, per un motivo molto semplice. Anche Geox, come Carrefour, negli anni precedenti aveva raggiunto dei top importanti in area 11 euro, e parlo del 2007-2008, prima della discesa della Lehman Brothers. E siamo arrivati da 11 euro in area 0,40 negli ultimi mesi. Cos'è accaduto? È accaduto che a novembre, precisamente il 26 di novembre, Geox, in una seduta particolare, realizza un più 10% con 2 milioni di pezzi di azioni scambiate, che è un record per il titolo. E se vediamo sempre appunto il grafico mensile, proprio la candela di novembre è una candela chiaramente rialzista e che, se la confrontiamo con la precedente, con essa va proprio a formare un pattern rialzista, un engulfing bullish. E i minimi delle due candele in area 0,45 sono stati anche i minimi della candela di marzo del 2020, quindi della discesa dello scoppio della pandemia. Quindi quello lì è stato un livello, secondo me, di bottom, di fondo importantissimo. Pattern rialzista, e poi le due candele di dicembre e gennaio, che sono le classiche candele di consolidamento dopo il rialzo forte di novembre. Va segnalato che, seppur colpita dalla pandemia, nel 2020 Geox ha realizzato degli utili, ma soprattutto è stata molto molto penetrante come vendite online, tanto che il suo canale di vendita online ha realizzato un incremento del 40%. Quindi abbiamo un titolo molto decorrelato che con tassi bassi può accedere al credito senza penare troppo, e che ha un grafico, secondo me, interessantissimo, che nel medio periodo potrebbe regalare interessanti gain. Ok, d'accordo, quindi ricapitolando, due titoli, Carrefour e Geox, giusto in un flash, Enrico, per chiudere questa parte della trasmissione, le potenzialità dei due titoli e poi andiamo oltre. Beh, Geox, secondo me, nel medio periodo il primo target che può avere è proprio in area 2 euro, che sono i massimi fatti nel 2019. E quindi questo vorrebbe comunque dire una percentuale importantissima, cioè realizzare un raddoppio dell'investimento. Chiaramente, ripeto, si parla di medio periodo, per cui spesso nel trading per medio periodo sento dire un mese, 2 mesi. No, diciamo che in economia il medio periodo va dai 3 ai 5 anni, magari qui possiamo parlare anche qualcosa in meno. È chiaro che io penso che in un periodo in cui un investimento su titoli di Stato ti dà lo 0,7 in un anno, magari realizzare il 100% in 2 anni, se si ha pazienza, può essere anche perfettamente sopportabile. Per Carrefour io punto ad area 20 euro, il che comunque vuol dire un più 50% tranquillamente.